acqua fresca, mare calmo, tanto sole, tanta gente, splendida giornata di mare, in lontananza il castello del Sonnino, se mi riesce ora faccio un po' di zoom. Gran bel posto, il Sonnino era uno che sicuramente ci apriva e ci apriva tanto, si è fatto il castello lì. Un posto così lo trovate lungo la costa labronica oppure andate in Sardegna o in Corsica. La spiaggia incomincia a essere bella piena, giorno festivo, acqua fresca, mare pulito, tanta gente, tanto sole, bel panorama per tutti quelli che restano al mare tutto il giorno. Vi consiglio di mangiare poco o comunque far passare sempre almeno 2 ore e mezzo, meglio 3, tra il pasto e il bagno. Se no ci potete anche schiattare e poi vi rovinate la giornata. Un saluto. Rapido promemoria. La mattina presto e sino alle 13 ora solare, alias le 14, ci sono gli ultravioletti. Dalle 13 alle 17 ora solare, ossia dalle 14 alle 18, ci sono gli infrarossi. Dopo le 17 ora solare, ossia dopo le 18 ora legale, tornano gli ultravioletti. Acqua bella fresca, pulita, il sole picchia forte, ci vuole la chiama, almeno 20 di protezione, meglio 30 o più. Per il resto, gran bella giornata di sole e di mare. L'acqua non è marmata come era invece l'altro anno negli stessi tempi, nello stesso periodo. Un saluto a tutti i poveri cristi che non stanno in una città di mare. Ciao! Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mia Calignaia Estate 2020 speciale fondale. In questo episodio ci butteremo a mare dal fianco sinistro della baia e proveremo a tallonare uno dei 2 cormorani che oggi erano in caccia nella baia di Calignaia e poi si sono messi al sole ad asciugarsi le penne. Come vedrete dalle immagini, i cormorani nuotano in acqua come missili ed è davvero difficile tallonarli quando sono in manovra e cacciano le nursery di acciughine che stanno nella baia di Calignaia. Un saluto, ciao, alla prossima!
vuota, l'acqua è un pochino più calda di ieri, ma il calmo, tanto sole e bel panorama, posto veramente fantastico. Io la salgo le scale, vado al bar, take away, mi piglio una porzione di spaghetti allo scoglio che danno in vendita, prezzo modico, pasta asciutta esagerata, porzioni abbondanti. Io ve la consiglio, mentre voi meditate se comprarla o non comprarla, io vado su, me la compro e me la sbaffo. Un saluto.